l'Ordine di Malta lancia ancora una volta un appello per la cosiddetta diplomazia dei vaccini affinché nessuno resti indietro, perché, come ci ricorda Papa Francesco, siamo tutti sulla stessa barca. Così il luogotenente di Gran Maestro, Fran Marco Luzzago, ha aperto l'annuale discorso in occasione dell'udienza con il corpo diplomatico accreditato presso il Sovrano Ordine di Malta. L'incontro nella sede di governo della Villa Magistrale si è tenuto in forma ridotta a causa delle restrizioni sanitarie imposte dalla pandemia, unicamente alla presenza del decano del corpo diplomatico, l'ambasciatore del Camerun, Antoine Zango. Il luogotenente ha colto l'occasione per ribadire quanto il Covid-19 sia una minaccia trasversale che colpisce i popoli indiscriminatamente e ha denunciato l'enorme divario nell'accesso ai vaccini. Solo il 3% delle persone nei paesi a basso reddito è completamente vaccinato, mentre la cifra supera il 60% in quelli ad alto e medio-alto reddito. Dopo 20 anni, ha detto Fra Marco Luzzago, la povertà è tornata a crescere, con 125 milioni di nuovi poveri. Convinti che per vincere questa sfida globale serva una risposta unita e trasversale, il luogotenente ha ricordato i tanti progetti realizzati nel mondo da decine di migliaia tra volontari e operatori dell'ordine, coordinati anche dalla rete diplomatica, per far fronte a sfide vecchie e nuove. Dai progetti in ambito medico e sociale in Benin, Costa d'Avorio e Kenya, agli interventi a sostegno degli sfollati in Iraq e per i rifugiati afghani. Poi, sempre in ambito migratorio, il luogotenente ha citato il supporto alla Caritas in Bielorussia per portare cibo e aiuti ai migranti bloccati al confine con la Polonia, e poi i progetti in Bangladesh a tutela della minoranza Rohingya. Sempre in ambito migratorio, il luogotenente ha ricordato l'organizzazione nel febbraio scorso del corso per funzionari libici sulla protezione di migranti rifugiati anche nell'ottica di contrastare la tratta degli esseri umani. Rilevanti nell'ultimo anno anche le attività per favorire il dialogo tra le religioni. È stato ricordato il Religious Compact, documento nato dalla collaborazione tra rappresentanti di fedi diverse per iniziative dell'ordine. Temi al centro del G20 delle religioni che si è svolto a Bologna a settembre, nell'ambito del G20 a presidenza italiana, a cui si è aggiunta a novembre la partecipazione al Global Interfaith Summit all'Expo di Dubai. Un impegno, ha sottolineato il luogotenente, che verrà rinnovato nel prossimo mese di febbraio, organizzando un dibattito su migrazioni e sicurezza in occasione della conferenza sulla sicurezza di Monaco. Infine, il Gran Maestro ha parlato della riforma della Carta Costituzionale dell'Ordine. I lavori, ha annunciato, sono entrati in una fase avanzata e nelle prossime settimane sono previsti ulteriori incontri. Un capitolo generale straordinario sarà convocato per approvare la riforma non appena verrà raggiunto il maggior consenso possibile sulle principali questioni. Parlando a nome di tutto il corpo diplomatico, l'ambasciatore e decano Antoine Zanga ha assicurato che umanità e solidarietà sono i valori che ci guidano e con cui ci impegniamo ad accompagnare le attività dell'Ordine di Malta per il bene dei nostri paesi e del mondo, convinto che tali interventi siano essenziali in un'epoca costretta a fare i conti non solo con la pandemia, ma anche con guerre, conflitti, diseguaglianze e dagli effetti dei cambiamenti climatici.